Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci troviamo nell'agro di Pulsano, per meglio dire nella marina di Pulsano, Baia Serrone, quello che una volta era chiamata Lido Silvana. Ci troviamo in questo posto meraviglioso, è un posto antico. Non tutti ovviamente sanno, oppure si saranno chiesti, a cosa serve questa passerella. Ovviamente questa passerella serve per non calpestare delle emergenze architettoniche, delle emergenze archeologiche. Potete vedere lì direttamente un muro in opus reticolarum, è un muro direttamente con malta di epoca romana. Appunto, questa passerella serve per non calpestare, per non, diciamo così, distruggere con il via vai delle persone queste emergenze archeologiche. Ecco qui, vediamo direttamente parti direttamente di questa costruzione. Qui troviamo tutto la muratura. Ecco qui parte dell'altra muratura in questa maniera, e questa passerella scavalca appunto quello che sono queste emergenze. Qui si notano ancora maggiormente le emergenze, nello specifico appunto si vede quello che può essere ovviamente un arco. Le costruzioni sono sempre ovviamente, dicevo, con malta in opus reticolarum o opus incertum. Eccolo qui, possiamo notare parte, diciamo così, di questa costruzione, che poi eventualmente vi andrò a descrivere ancora meglio. La costruzione scendeva giù al mare, eccola lì, dovrei scavalcare per poter arrivare in questa maniera. Vado un po' più vicino, ecco, anche direttamente il terreno stesso è ricco di manufatti, d'accordo, di qui proprio si nota il terreno archeologico. Ecco qui le murature si notano in toto, eccolo qui, questa è l'altra parte, di qui ancora meglio. Ecco qui, in questa maniera, ecco, le murature si vedono. Uno dovrebbe chiedersi, ma cosa è? Benissimo. Noi ci troviamo in una villa romana, tardantica, primo secolo dopo Cristo, detto anche appunto quelle che poi sono diventate le masserie, una villa così come tante ville sorgevano in ogni insenatura direttamente qui della provincia di Taranto. C'era questa villa molto simile alla villa romana che si trova a Saturo, che andava su tutto quello che è il territorio attuale del quello che una volta si chiamava Campo Sud del vecchio campeggio, d'accordo? Qui si nota ancora di più, per poter arrivare direttamente da quest'altro lato. Ecco, emergenze, ecco le emergenze, da quest'altro lato ancora di più. Benissimo. Ecco il motivo per il quale, per tutti coloro che non erano al corrente, la passerella serve ovviamente per non calpestare questi luoghi, che prima o dopo sarebbe opportuno che si facessero direttamente degli scavi archeologici, ovviamente da parte della soprintendenza, perché rimane sempre poco, sempre meno. Ecco qui questo muro che è venuto via giù direttamente da quella parte. Però dicevo,
non è qualcosa di piccolo, ma è qualcosa di ettari a ettari, perché adesso con un altro filmato eventualmente andrò lì dove la linea di costa e vi farò vedere quelle che una volta erano direttamente dei mosaici, d'accordo? Ovviamente posso continuare, qui ci sono ancora altre emergenze, per poter poi arrivare a comprendere che il tutto era anche un'attività produttiva, perché possiamo trovare delle scale, possiamo trovare direttamente, diciamo, ecco qui le scale che scendevano al mare, d'accordo, possiamo trovare direttamente degli invasi che probabilmente servivano per l'acquacoltura e altre cose, d'accordo? Bene. Non mi dilungo molto perché ovviamente il tempo è prezioso. Eventualmente vi ho spiegato che questa, diciamo così, pedana serve esclusivamente a salvare una villa romana del primo secolo d.C., una villa molto molto estesa che va da Solla Litoranea fino direttamente a quello che è la linea di costa, adesso che andremo a vedere, a Strapiombo sul mare. Buongiorno, buongiorno a tutti, penso di aver tolto direttamente, di aver soddisfatto le curiosità di molti che non sapevano tutto ciò. Buona giornata a tutti.